Riprendiamo. Avvio il cronometro. Ebbene, comincia un'altra guida, la parte numero 19. Siamo carichi, siamo azzimati. La prima cosa da fare sono i saluti. Devo assolutamente ringraziare Nicolaus Carluccio perché mi ha ricordato che il font che utilizzo nella volta scorsa, quando appare Fallout 3 più DLC ITA video guida strategica non ufficiale, quel font si chiama Orange Juice. Io me l'ero dimenticato, ero in fase di montaggio nel preparare la parte 18, ero tutto incasinato, ma Nicolaus Carluccio ha intervenuto, io ho scritto nella mia pagina vi prego aiutatemi qual è il font e lui mi ha scritto che è l'Orange Juice, quindi grazie. Quindi ne devo salutare alcuni, devo salutare PuduPZ che mi ha chiesto di essere nominato nella guida, non nei gameplay di Fallout New Vegas, proprio nella guida. Quindi salutiamo PuduPZ. Un altro ragazzo mi ha detto che qui nella villa di Calvert ho lasciato indietro degli steampack. Effettivamente ho lasciato indietro molti steampack. Due stanno qui, vicino a Desmond. Steampack, poi ce ne sono degli altri, ma prima di andarli a prendere devo andarmi a svuotare un attimo. Quindi andiamo subito a svuotarci al pontile di Point Lookout. Sono carico oggi, mi sento carico, finalmente un'altra giornata libera dove posso registrare. Magari avessi così tutti i sabati liberi per poter registrare. È una bellissima giornata, oggi si sono cavati dal cazzo tutti quanti e per cui può darsi che con l'aumentare delle belle giornate i miei coinquilini si levino dai coglioni e quindi io riesca a registrare. Tra l'altro ce ne sono, c'è quella che mi chiede di fumare, c'è quella... Ehi, appena in tempo! Ho scoperto chi ha rovistato nei nostri crani e non indovinerai mai chi è. E cambiando discorso, sono io a capo di questa nave ora. Un momento, è stato Tobar? Sì, sembra di sì. Quando i tribali mandavano qualcuno alla palude, lui era in giro per rapirli quando i semi di punga li asfissiavano. Ha usato la sua chirurgia da principiante per i tribali e ci ha fatto tornare indietro. Tutto in cambio di un frutto di punga. Scambio delizioso. Comunque ho immaginato volessi vendicarti, così l'ho arrestato. Che bastardo! Sì, sembrava gentile, vero? Non l'avrei mai immaginato se mentre ti aspettavo non mi fossi introdotta nella sua sala macchine. A quanto pare si è tenuto tutta la materia grigia che ha estrapolato. E che collezione! Se hai lo stomaco resistente, puoi dare un'occhiata. E già che ci sei, porta i miei saluti a Tobar, preferibilmente accompagnati da una lama affilata e rovente. Ricordami di non fare cazzate con te. Esatto. Ma perché il resto del mondo non riesce a capirlo? Mi rimane una nave, un carico di punga e una maledetta cicatrice. Me la sono proprio meritata questa bella avventura. Me la sono cercata. Credo che mi metterò al comando di questa nave. Farò i cazzi miei e tornerò da mamma alla zona contaminata quando ne avrò voglia. Niente male, eh? Naturalmente tu potrai salire a bordo gratis in qualsiasi momento. Yeah! Niente più biglietti da pagare per poter andare e venire da Point Lookout. Qualche possibilità che tu vada a casa ora? Ora che ho questa deliziosa barchetta? Sì, suppongo che potrei tornare per un po' di tempo. Aspetta che mamma veda cosa porto a casa. Devo andare ora. D'accordo, basta chiacchiere, muoviamoci. Praticamente dopo aver incontrato Nadine, lei diventa la capa della barca e possiamo uccidere Tobar per fregargli un oggetto unico, la tuta di Tobar. In pratica in questa partita vedrete che finisco la missione di Desmond, eccetera eccetera, vedrete tante cose, vedrete che andrò a cercare un po' di oggettuzzi unici, andrò a recuperare cose non prese l'altra volta, insomma vedrete che porto alla conclusione molte missioni di Point Lookout. Ma andiamo nella controporta a sala motori. Prima mi svuoto. Sì. Nell'armadietto. Questo ce lo possiamo portare alla zona contaminata, sto armadietto. Per cui è utile venire a svuotarsi qui. Non ci metterei gli oggetti unici per una sorta di paranoia mia, ma in realtà potremmo metterci gli oggetti unici tranquillamente. Allora, cappello alleato, lingerie. Oh la lingerie, oh la la! Bombe di zucchero, gettuto, maiale, fagioli. Psycho Radaway, sacche di sangue, spiedino di iguana, ok, tutta robetta. Dovrei avere molte batterie a fissione, no, ne ho due solamente. Cristalli alieni, detergenti abaxo, lieviti, questi pesano. Luce pilota, pacco di sigarette, ok.
Dobbiamo stare molto attenti a Point Lookout perché ci sono nemici forti come i ghoul tecnologisti, ma basterà usare la maschera ghoul. Ed ecco Tobar. Ma guarda, il mio viandante preferito. Oh, e che gran viaggio hai fatto. Avresti dovuto sentire le cose che sono uscite dalla tua bocca mentre eri al tappeto. Ma immagino che ti interessi di più quello che è uscito dalla tua testa, vero? Sei un uomo morto, figlio di puttana. Omicidio? Cosa direbbe tuo padre? Pensavo ti avesse educato meglio. Hai detto molte cose su di lui mentre eri incosciente. E sembrava che lui fosse davvero deluso da cosa eri diventato. Sembra che non ti abbia sculacciato abbastanza. Forse posso recuperare il tempo che ha perso. È davvero uno stronzo. Ma noi lo uccidiamo. Subito, senza dargli il tempo di reagire. Tira fuori una pistola Magnum, ma non ce l'ha il tempo di spararci addosso. Perché siamo troppo forti. Non ci facciamo fottere il culo da un personaggio così di merda. C'hai biglietti della barca da fiume, chiavi della duchessa Gambit, munizioni, tenuta di Tobar, ecco, un oggetto unico che dà carisma, un'armatura unica che dà carisma più 1, armi leggere più 5. Una merda, però la prendo perché è un oggetto unico. E poi qui soprattutto c'è il pezzo di cervello familiare. Per una ragione inspiegabile senti un terribile senso di perdita mentre guardi al pezzo di cervello davanti a te. Lo prendo. È un altro oggetto unico che potremmo usare come decorazione per la casa. Torno quindi un attimo alla villa di Calvert per prendere gli steampack che ho lasciato indietro, perché dovete sapere che dopo la villa di Calvert esploderà e quindi non avremo molte possibilità di recuperare gli steampack che sono rimasti indietro. Quindi, allora, me l'ha segnalato proprio un tipo nei commenti e lo devo ringraziare. Mi ha detto vai di là che ci stanno gli steampacchi, ti sei perso degli steampacchi in una stanza con delle pallette giocattoli per bambini, e andiamo a recuperarli. Su, 5 steampack non sono mica pochi. Dove stanno? Ecco, questa è la stanza con i giocattoli, e qui in una armadia ci stanno 5 steampack. Ma ho perso anche un libro dell'abilità, un 2 Nikola Tesla nel Volt 106 e munizioni nucleari a Seward Square. E vi farò vedere tutto, perché si comincia così, come ai vecchi tempi, che recupero cose che avevo lasciato indietro prima. Dove sono finito? Allora, adesso devo andare di qua, se non sbaglio ci sono altri steampack, se non mi sbaglio. Allora, qui 5 steampack, vedete che roba? Cioè, non posso lasciare indietro sta roba qui. 10.000 steampack, 750 milioni di steampack. Cioè, non si fa, sono cose che non si fanno. Belandi, lasci indietro gli steampack. Vuoi fare la guida di Fallout 3, poi lasci indietro tutto quanto. Madonna, quanto sei scarso! Allora, dove mi sono incuneato? Oh, my gosh, qua c'ero già stato. My goshes. Ci sono un altro paio di steampack di sopra, mi sembra. Poi qui abbiamo finito subito. Non vi tedio oltre con questa faccenda. Con questa fazenda. Questa fazenda messicana. Allora, questa hacienda. I due cani di Desmond crepano. Poverini. Dispiace per loro, ma è così, così è la dura legge dei videogiochi. Farò in modo di far crepare anche il loro padrone, così li raggiungerà in cielo. No, dovete sapere che nella sfida tra Desmond e Calvert io distruggerò Calvert, ma appena dopo aver distrutto Calvert ucciderò anche Desmond, così, perché sono simpatico. Ecco qua, ci sono pistola, fucile d'assalto, buono, munizioni, steampack e radix. Bene, mi sembra di aver lasciato indietro niente. Siamo a posto, gente. Forse ho lasciato indietro qualche cassa di granate, ma è lo stesso. Allora, andiamo avanti. Torniamo indietro, no. Siccome posso tornare gratis alla zona contaminata, ne approfitto. E dopo andrò avanti seguendo le missioni normali di Point Lookout. Allora, dormiamo. Passa esattamente un mese quando andiamo e quando torniamo. Quindi faranno presto passare gli anni. Se continuiamo ad andare avanti e indietro tra Fallout, tra zona contaminata e Point Lookout.
Parliamo con la mamma di Nadine, assolutamente, perché la mamma di Nadine ha tante belle cose da dirci. Mamma di Nadine. È bello rivederti. Nadine è tornata sana e salva. Grazie infinite. Ora con questa barca e il suo carico, beh, potrò permettermi di pagarti. Grazie mille. 10 frutti di punga e 300 tappi aggiunti, grazie. Grazie mille per l'aiuto. Ma grazie a lei, signora, si figuri. Se uccidiamo la mamma di Nadine, cosa succede? Nadine si incazza e non ci fa più andare nella barca. No, scherzo. Andiamo dunque al Vault 106, vi faccio vedere dove era quel libro dell'abilità che ho perso la volta scorsa. Allora, dove cavolo sta? Non riesco più a farlo la volta scorsa. Se perdo l'audio originale sono nella merda. Faccio fatica a farlo come lo facevo prima. La volta scorsa! Cioè, era proprio un urlo che facevo da matto, proprio urlavo a sfogo libero. La volta scorsa! Il tempo passa, non sono più così giovinotto e incosciente da mettermi a urlare davanti a tutti. Ormai sono un pacato adulto che non riesce più a esprimersi in quel modo. In quel modulo. E quindi, chi lo sa, se prendessi il file audio, probabilmente dopo molti sforzi, bevendo, drogandomi, riuscirei anche di nuovo a ripeterlo. Ma non è detto, perciò è meglio che non perdo il file audio. Se volete il file audio originale della volta scorsa, non dovete far altro che chiederlo nella mia pagina Facebook. Allora, qui c'è una stanza con dei banchi, esatto, dei banchi, e ci sono tre casse impilate una sopra l'altra. Buttiamo giù queste casse, del casso, mi viene da dire. Dentro ci sono delle robe. Sotto le robe, le lattine, le possiamo anche prendere, c'è un tuo Nikola Tesla. Ora, voglio dire, quanto è da bastardi infilare un tuo Nikola Tesla in delle casse sotto due lattine? È proprio un gioco bastardo. È un gioco comunista. Fallout 3, anche se c'è il robottone che spara contro i comunisti, Fallout 3 è un gioco, il robo Berlusconi. Poi vi farò vedere anche come si chiama il robot, come cazzo si chiama? Metroid Prime, Optimus Prime, Liberty Prime, esatto, vi farò vedere anche Liberty Prime quando proseguirò la trama principale. Cercherò di ammazzare Liberty Prime con con il MIRV sperimentale. Ma tanto Liberty Prime è impossibile da uccidere proprio. Ammazzatelo voi, un robotone alto 2 metri. Liberty Prime, una figura materna. Tutto il gioco si basa sulle figure paterne. Il governo, che è una figura paterna. Il presidente John Henry Eden, che è una figura paterna. Ma bando alle cazzate, torniamo a Seward Square recandoci all'area dei mercenari. Vi faccio vedere cosa ho lasciato indietro. Ho lasciato indietro delle munizioni nucleari, per cui ci vuole il cane. Aspettate un attimo. Devo tornare a prendere il cane. Il cane cagno. Sono sovraccitato perché uscirà nelle sale Omicidio all'italiana di Marcio Capatonda. E non vedo l'ora di andarlo a vedere la prossima settimana. Perché de sì, perché anche a voi consiglio di andarlo a vedere, assolutamente. Sono troppo gasato per sto fatto. Allora, una volta arrivati all'area dei mercenari, becchiamoci a ovest dell'area mercenari, sì. C'è questa stradina dove c'era il tipo che minacciava di far esplodere tutto con le bombe. Io l'ho ucciso senza che facesse esplodere tutto, però mi sono dimenticato di raccogliere ben 5 munizioni nucleari che stanno in quell'area. E sono un pirla, perché uno potevo farvi vedere uno dei segreti, dei trucchi più truccosi e segretosi di Fallout 3, e invece non ve l'ho fatto vedere, ma rimedio oggi. Faccio mea culpa e rimedio oggi. Sempre che ammesso che riesca a trovarlo, dal momento che sono scarso. No, la strada è questa. Ci sono le munizioni nucleari sparse in giro per la strada. E voi direte, ma come? Come? Invece sì, guardate, una è qui. La si riesce a vedere. Prendi munizioni nucleari. Ce ne sono 5, da quello che ho capito. 3 riesco a vederle, ma 2 non riesco a vederle. Per cui, chiedendo a Dogmeat cerca munizioni, sicuramente Dogmeat... Ci sono anche delle mine che il tipo aveva messo in giro.
dicendo Dogmeat cerca munizioni, sicuramente le troveremo senza alcun problema. Infatti, guarda, lo faccio subito. Dogmeat, devi trovare qualcosa per me. Trova delle munizioni, bello. Abbaia e poi si reca a prendere le munizioni. Munizioni nucleari aggiunto. Dogmeat ancora. Trova delle munizioni. Quindi mi raccomando, venite qui con Dogmeat e lui vi troverà le munizioni nucleari, anche quelle che non si vedono. Che non riuscire, che ce ne sono 5. Dove cacchio vai, Dogmeat? Fa vedere. Ah, quella si vedeva. Bene, l'ultima, cagnaccio. Trova delle munizioni, bello. Quindi è importante questo segreto. Mi raccomando, mi raccomando. Solo 5. Adesso posso tornare tranquillamente a Point Lookout. Ho rimediato alle cappelle fatte nelle precedenti guide, anche guide uscite mesi fa. Quindi si può tornare con la schiatta. Torniamo. Potevo mettere gli oggetti unici che ho accumulato fino adesso a Megaton. Ma sì, intanto che ci sono, faccio un saltino anche a Megaton. Cioè, vuoi che non faccio un salto a Megaton? Sono venuto fino a qui. Mi curo dalle radiazioni, mi curo le dipendenze, soprattutto che ho la dipendenza da medicina X e Psycho, per cui è molto importante. Poi vi faccio vedere come ottenere altri oggetti unici. C'era un'altra cosa che potevo prendere la volta scorsa, non l'ho presa. Era il diario di Plick. Ma allora, badile fertilizzante, via. Basta, tenuta di Tobar, via. Maschera d'occhio, vabbè, queste cose le posso mettere via. Sacche di sangue, no, le ho messe negli oggetti unici, sto fuso, mamma mia, sacche di sangue, sto fuso, sto rincoglionito, c'ho la testa da un'altra parte, c'ho la testa volante come quelle di Castlevania, le teste volanti, quando arrivi nella Clock Tower ci sono le teste di Medusa volanti. Esattamente così, ho la testa che ondeggia su e giù con i capelli a serpente. Ma la smetto di dire stronzate per prendere tempo. Ah, il pezzo di cervello, giusto. Intanto che sono qui, metto il pezzo di cervello come arredamento per la casa, perché è importante, è importantissimo. Allora, buttiamo giù il pezzo di cervello. Allora, non me lo posso portare dietro per tutta Point Lookout. Pezzo di cervello. È un oggetto stupendo. Dove lo metto? Dove lo metto? Lo metterò sempre qui sul banco da lavoro. Per il momento. No, rischiavo di tirare giù il cavalluccio. Ok, guardate che bell'arredamento. Orsacchiotto gigante, nano piccolo, pezzo di cervello, giocattolo Buttercup, palle. È stupendo, è stupendo. Cioè, tutti vorrebbero avere una casa così. Anch'io nella mia casa vorrei avere un pezzo di cervello. L'orsacchiotto gigante già ce l'ho. Nella casa reale e realistica. Allora, torniamo alla tracco imbarcazione. Il giocattolino Buttercup, beh, forse si può comprare nel merchandising di Fallout. La palla da basket si può acquisire. E quindi basta, torniamo a Point Lookout. Devo decidere cosa fare in sta guida. Io ho scritto qui tutto il mio organigramma, tutto il mio percorso. Dopo Point Lookout dice di andare a completare, di andare a Paradise Falls. Boh. Finire Gambetto Superumano, andare da Treccani. C'è di tutto tranne fare la trama principale. Ma non lo so, lo decido sul momento, gente. Quello che ho scritto lì valeva quando l'ho scritto, cioè più di un anno fa. Cosa potrei fare adesso? Vi potrei far vedere che continuo la missione di Desmond, giustamente, quindi devo andare qui a installare il disturbatore di frequenze nella ruota panoramica. Ma per farlo devo essere furtivo, perché ci sono gli inimici, i cosiddetti tribali, che sono parecchio incazzati e quindi vanno combattuti da furtivo. Facciamo sta cosa qui, poi vi farò vedere molte altre cose sempre inerenti a Point Lookout. Sono io, professor Kahn. Non guardarti intorno. Sono nella tua mente. Tu non
non saresti il piccolo scagnozzo di Desmond? Dovremmo bloccare i lavori? Beh, io ho un'idea migliore. Perché, invece di giocare, non distruggi quell'aggeggio infernale? Buttalo nella pressa dei rifiuti e facciamola finita. Allora. Ti assicuro che la gratitudine del professor Callard vale molto più di un marinaio da 4 soldi. Qui c'è la pressa dei rifiuti, ma non ha senso per me mettere il disturbatore di frequenza nella pressa dei rifiuti. È molto più figo metterlo nella ruota panoramica. Tanto il proseguimento della missione non cambia, cioè questa missione prosegue sia che facciamo una cosa sia che facciamo l'altra. La villa di Desmond viene distrutta e poi dobbiamo andare a cercare il ragazzo nel faro. Sotto al faro. Quindi metto il disturbatore di frequenza nella ruota panoramica, almeno vedo l'animazione della ruota panoramica, che è molto fica. Interruttore elettrico. Questo oggetto è attivato da un altro luogo. Attiva ruota panoramica. Installando il disturbatore di frequenze sinaptiche potresti ostacolare i messaggi che il professor Calvert invia ai suoi seguaci e permettere a Desmond di trovarlo. Installo il disturbatore di frequenze. Il masturbatore di frequenze. Idiota! Che cazzo hai combinato? La pagherai cara! Parte la ruota panoramica. Nessuno osa tradirmi. Tu sei... E arrivano dei tribali. Tu e quel ghoul rampagherete. Ci sono dei tribali anche appostati sui tetti. Allora, io potrei usare la lancia di fuoco, ma la lancia di fuoco ha il difetto che fa rumore e quindi ci toglie la copertura. Preferisco usare lo shish kebab insieme al psycho. Sto venendo a prendermi. Uccido questi tribali che sono sotto in modalità stealth. Poi uccido gli altri con la perforatrice. Perché anche la perforatrice è abbastanza silenziosa. Con la lancia di fuoco mi sgamano subito. Cavolo, ha resistito. Cazzo. Ci vuole più di un colpo per ucciderli da stealth, con lo psycho e tutto il resto. Allora, questi sono una cazzata. In realtà potremmo anche andarcene da qui subito e non tornarci mai più. Ma voglio uccidere anche quelli lassù, quindi perforatrice. Allora, ce n'è uno qui che lo ammazzo subito. Questo è morto. Siamo ancora nascosti, benissimo. Ammazza anche questo. Si rivela molto utile con queste armi automatiche la perk fuoco concentrato. Ce n'è uno lassù che è il più stronzo. È proprio il più stronzo. Non riusciamo neanche ad agganciarlo in spav. Ok, l'ho colpito. Sono in attenzione. Perché la perforatrice è silenziata. Metti fuori la tua bella testolina. Dai, bello, facci vedere come sei bello. Ti faccio un selfie. Su, vieni, 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 dai. Non essere timido. Sono qui. Siamo tanti amici che ti aspettiamo. Dai, non fare lo veramente sono cose che mi stanno sul cazzo queste. Sono di nuovo nascosto. Eccolo. Lo uccido sempre in spav. E via gli occhi, via il cervello, via un po' di tutto. Adesso posso di nuovo teletrasportarmi da Desmond. Andiamo da Desmond e vediamo che accade. Nella villa di Calvert. Corriamo verso la villa di Calvert e boom, scoppia tutto! E boom, anche noi finiamo per terra come dei somami. È scoppiato tutto!
pazzesco, un gran ciocco, la voliera che addirittura si surriscalda. Mamma mia. Finisce la missione, otteniamo esperienza e andiamo a vedere come sta Desmond dopo tutto sto mega ciocco. Parte la missione, un incontro tra menti. Sono in astinenza da Psycho, fantastico. C'è una botola che dice botola panic room. Praticamente Desmond si è salvato. Quel bastardo, quel bastardo ha ucciso i miei cuccioli e ha quasi ucciso me. Per cosa? Non ha un corpo per farlo da solo e quindi vuole farmi saltare in aria. A me? Beh, facciamola finita. Desmond Lockhart alla fine vincerà. So dov'è. Questa volta ha bluffato davvero. Io e te entreremo lì e la faremo finita. Sei ancora in vita, ero molto in pensiero. Wow, commovente. Ma Calvert è qui. Ha un laboratorio sotto il faro, lo stronzo. Tutto il tempo proprio sotto il mio naso. L'ho scoperto quando ha lanciato un segnale per evitare il disturbo delle frequenze. Stava mandando quei tribali a uccidere i miei cuccioli. È laggiù che cerca di nascondersi dietro a robot e macchine. È patetico. Deve morire ora. Allora, entriamo e mettiamocelo... No, gli dico, ho bisogno di tempo per prepararmi. È meglio che ti sbrighi. Sicuramente il bastardo ha preparato un piano di fuga. Allora, devo raccattare... Torna da Desmond quando ti senti pronto. Prima devo saccheggiare tutto sto bunker, ovviamente, e andare a depositare gli oggetti nel mio armadietto. Sicché non posso dirgli andiamo subito alla ribalta, perché... C'è tanta roba da prendere qui, ci sono Nuke Cole, Nuka Cola Quantum, detergenti Abraxo, caramelle gommose, wow, alla frutta, dei tappi lì che era un casino raccoglierli, non vale neanche la pena. Ah. Allora, frutto di punga selvatico, lievito, batteria fissione e 20 punga, frutti di punga selvatici o 10 frutti di punga normali. Serviranno per completare una missione che non è indicata. Ci sarà una casa dove ci chiederanno di trovare gli ingredienti per fare il moonshine. Peso 242, oddio, raccolgo solo una batteria fissione, poi torno dopo per quelle batterie fissione. Vado a svuotarmi. C'è una casa dove c'è una tipa che ci chiede veramente di creare gli ingredienti per il moonshine. Ci chiede 3 lieviti, un tot di batteria fissione e i frutti di punga. Quindi quando la volta scorsa dicevo che servivano i frutti di punga, avevo ragione, pensavo di aver detto una mega cazzata, invece sono un grande cazzo, vai cazzo! Allora, armi, queste no, dovrò usare molte granate a frammentazione, bombe di zucchero perfette, nuke cola quantum. Dicevo, dovrò usare molte granate a impulsi perché ci sono un sacco di robot nel laboratorio del cervellone. E quindi, ma non vi preoccupate, potremmo anche far fare tutto a Desmond, dato che Desmond è un personaggio che non muore. Quando viene messo KO diventa incosciente. Questo finché non finiamo la missione. Quando finiamo la missione Desmond può morire. A quel punto lo uccidiamo e gli sottraiamo le lenti da vista di Desmond, che sono un oggetto molto buono. C'è ancora troppo peso. No, va bene così. Va bene così. Sono un oggetto molto buono, ha più 5 all'armi leggere, più 5 al esplosivi. E sono occhiali ottimi per Caronte. Non so se ce la faccio a raccattare tutte quelle batterie a fissione. Quanti giri devo fare? Se mi bevo un whisky dovrei aumentare la forza e poterli portare tutti. Ho fatto sto calcolo qui nella mia mente. Nella mia semplice mente pacioccosa. Oh no, ho dimenticato anche la colla
prodigiosa. Qui c'è del vino. Se io bevo il vino, allora la mia forza va a 270, riesco a raccattare 5 batterie a fissione e potermi muovere ancora. Figo, quanto sono figo, le voglio tutte le batterie a fissione, mi servono per quell'altra missione e servono in generale le batterie a fissione, cazzo, servono per craftare qualche arma, mi sembra, non mi ricordo più, sono 8 mesi che non gioco. Allora, granate e impulsi ne ho 10, sono un po' scarse. Frutto di punga, oddio, e questi sono questi che mi pesano. Frutto di punga selvatico 56, la madonna. Ok. Colla prodigiosa. E 5 batterie a fissione. Oh, così mi ci sta un casino di roba. Bene, perché devo andare a prendere tanti oggetti. Tutti molto simpatici. Andiamo da Desmond e cominciamo la parte finale di questa avventura. Come armi ho detto che userò le batterie a propulsione, le granate a impulsi, i vibratori a impulsi. Allora, Desmond, che tu mi ricordi tanto, Caronte. Infatti darò a lui i tuoi occhiali. Che cavolo, possiamo partire o no? No, mi devo fare una pugnetta. Sì, ora andiamo. Finalmente, il nostro gioco sta finendo. Facciamola finita. Seguimi. Segui Desmond fino al professore. Quindi Desmond va su, poi andiamo su e andiamo dove va Desmond, cioè verso il faro. Tutto molto interessante. È troppo forte Desmond, è il nostro sidekick. È Caronte 3. Caronte 2 è Boone. Lui è Caronte 3. Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Si infila nell'acqua contaminata, tanto lui è un ghoul, che cazzo gliene frega. Ma aspetta, io non sono un ghoul, aiutami! Non sono un cool come te, un cool attone. Grande Desmond, sempre il numero uno. Gli tiro una granata nuca in culo a Desmond. Ed eccoci nel faro. Attiva un passaggio segreto che conosce solo Desmond. Per il faro. Si può anche andare in cima al faro e trovare una nota che ci dice di andare a cacciare la lampada del faro, ma questo lo faremo dopo. Ok, entriamo. Ecco, si apre il passaggio segreto. The Secret Passage. C'è tanta roba da raccogliere qui. È l'unico posto dove ci sono le munizioni per il Mesmetron da raccogliere così. Allora, intanto apro ste scatole, che ci sono tante munizioni per armi a energia. Armi a energia sparse in giro, un laser Gatling, molto interessante il laser Gatling, molto di valore, ma io me ne sbatto l'uccello. Allora, torrette che vanno distrutte prima che si incazzino. Aiuto, sono torrette versione 5. Poi ci sono anche le torrette versione 7 che sono molto più forti. I robocervelli sentinella che sono robocervelli molto più forti. Insomma, ci sono dei robot forti, soprattutto questi robocervelli sentinella del cazzo. Ci sono tanti computer dai quali si imparano tante cose. Vediamo per esempio questo. Tentativi rimasti. Authority, beginning, every time. No. Io vado un po' a cazzo di cane. Credo che le torrette si possono... Ok, culo. Si possono anche disattivare coi computers. Ma a me disattiva sistema torretta, ecco. Io faccio prima anche a distruggerle, che cazzo me ne frega. Così mi danno esperienza, così vado a livello 9. Allora, ho fatto scoppiare tutto, c'erano delle munizioni, qui le ho buttate giù. Granate impulsi, cosa ho buttato giù? Una pistola, altre granate impulsi.
Sì, le granate impulsi effettivamente qui possono servire. Forse facevo bene, intanto che sono andato a Megaton, a portarmene dietro qualcuna. Celle energetiche Mesmetron, vedete. Munizioni per il Mesmetron. Fighissimo. Che io non ce l'ho il Mesmetron, però. Non l'avrò mica lasciato a Megaton. No, ce l'ho. 5 su 18. Bene. Così non le devo comprare a Paradise Fall. Venite qui, vi fate una scorta di munizioni per il Mesmetron. Vi risparmiate un sacco di soldi. Ok, si può andare. Vieni, Desmond. Aiutami. Aiuto? No, tu aiutami che sei immortale. Stronzo. Non voglio perdere tempo uccidendo sti nemici. Giù di granate, di mine di granate impulsi. Perché li devo... Vedete, è un sentinella robocervello, non è un robocervello normale. È più forte. Io lo spacco con le mine impulsi. Mi fanno un cazzo tra l'altro le mine impulsi. Le granate. Le impulsi. Cioè, ne ho dovuto usare 5 solo per questo. Forse era meglio che lo ammazzavo con lo shishkeba. Rottami di farro. Ci sono tante stanzine da esplorare con tante cosine che sono venute giù simpaticamente perché uso le bombe come un coglione. C'è la microfusione. Ecco, magari se non usate le bombe non buttate giù tutti gli oggetti dalle varie stanze, così fate anche prima a raccoglierli. Ma vabbè, questo ve lo insegno io perché sono esperto di Fallout 3. Allora, cella di energia. Non mi ricordo se c'è anche l'energia aliena in questo posto. Mi sembra di no, tutte da lavoro, non mi interessano. Dai, forcine. Proiettili da fucile. Munizioni. Sicuramente ci sono le celle del Mesmetron. Vabbè, anche qui ho buttato giù tutto. Facciamo una cosa, non le uso più le granate, le mine impulsi, che rischio di buttare giù degli oggetti buoni. Possiamo leggere un libro per bellico, eccolo, buttato giù infatti. Scatole di munizioni. Possiamo leggere i vari libri in cui ci imbattiamo, che dicono cose interessanti. Ma adesso non li leggo, ne leggo solamente uno. Cioè questo qua in questa stanza con una sedia, sembra la stanza delle torture. Dice, allora, dai dati ricevuti dai ricercatori della General Atomics al termine del progetto Robocervello, siamo riusciti a riprodurre la tecnica di sospensione e isolamento del cervello che è alla base del funzionamento dei robocervelli. Ma c'è di più, abbiamo fatto dei progressi molto interessanti. Manipolando la composizione del gel biomedico, siamo stati in grado di produrre una serie di effetti che prima reputavamo solo fantascienza. Sembra che la dottoressa Stewart avesse ragione. Nelle giuste condizioni, un soggetto non solo mantiene tutte le facoltà mentali, ma è anche in grado di proiettare un certo tipo di immagini e pensieri su altre menti nel momento in cui la sospensione biomedica è quella ideale. I dettagli sulla suddetta composizione si trovano nell'archivio di ricerca 51, sezione B. Questa scoperta potrebbe trovare utilizzo nel campo tecnologico, bellico e anche nelle tecniche per gli interrogatori civili. Rimane un dubbio, anni di isolamento in un biogel potrebbero causare anomalie psicologiche. Questo lato della ricerca merita ulteriori approfondimenti da affrontare quando la parte principale della ricerca sarà conclusa. Questo ci fa capire che personaggio stiamo andando ad affrontare, cioè Calvert, che è un cervello di uno scienziato rimasto in sospeso nel biogel ed impazzito. Batteria a fissione, no, troppe, pesano troppo. Celle energetiche Mesmetrone, wow, 5, addirittura 5. Celle a microfusione. Quest'area è corta, faccio molte pause per raccattare gli oggetti, ma si potrebbe semplicemente andare giù. Oddio, ci sono altre torrette qui. Calvert, sì, c'è una torretta lì dietro. Cioè, Desmond, aiutami. Non c'è più Caronte, ci sei tu, Desmond. Vai, Desmond. Bravo. Torretta Mark 7. Mi hanno colpito.
la versione voluta di una corretta. Ok. Però mi dà soli 37 punti esperienza. Cella energetica mesmetro. Queste casse che non possono essere raggiunte. Un casino di celle energetiche mesmetro. Terminale di sicurezza. No. Un robo cervello. Beh, tu muori subito. Non si è attivato. Ok, dovrebbe avere la chiave. Distintivo di sicurezza livello alfa. Ecco, c'ha la chiave per andare dall'altra parte. Ce n'era una anche qui. Dovevo aspettarmela. Ok. La trappola doveva aspettarmi. Questo robo cervello doveva essere qua dentro. E quando Desmond diceva una trappola, si apriva la porta e veniva a ucciderci. Ma per un bug era fuori da quella stanzina, quindi io me ne sono approprinquato e l'ho ucciso. Comunque vedete quante stronzate che accadono in sto gioco. Il mio peso, 196, buono. Apriamo la puerta. Annulla blocco di sicurezza. Grazie e buona giornata. Continuiamo, seguitiamo, dobbiamo arrivare proprio in fondo. Porca puttana. Questa se la fa Desmond. Desmond Lockhart. Ricordatevi che Desmond non può morire. Al massimo sviene. Porca boia. Però fugge Desmond, vedete? Quando i nemici sono troppi, se ne scappa. Allora io mi curo, uso lo steampack e uso il psycho. Ed uso le mine a impulsi. No, scusate, le granate a impulsi. Così dovremmo esserci. Prima. Vediamo un po'. Ma insomma, non gli ho fatto un cazzo. C'è morto, però le ho dovuto usare tutte. Questi cazzi. Porca puttana quanto resiste. Ok, l'ho fatto fuori, adesso devo andare a recuperare Desmond, quel vigliaccone. Livello di distintivo beta. Allora, c'è un letto per dormire, fantastico. Fantastico, così non ho bisogno di curarmi con gli steampack. A proposito, qui ci sono steampack. Stampelle, quanta roba. Tubi chirurgici. Distintivo di sicurezza, altri steampack, porcina, medicina X, uno è volato da dietro, no! Non lo prenderò mai più. Desmond, che cazzo fai? Sbrigati. No, sbrigati tu, stronzo. Sbrigati. Ma sbrigati un cazzo, che scappi come una femminuccia. Usiamo la chiave per aprire questa porta. Allora, siamo quasi in fondo. C'è un altro robo cervello, vai Desmond! Devo approfittare del mio psycho. Ok. 75 punti esperienza. C'è una cazza forte. Batteria fissione ancora, troppe. Scotch, tap. Ok. Qui cosa c'è? Cella di energia. Mina impulsi, cella di energia. Mi sembrava che da qualche parte qui ci fossero anche le munizioni aliene. Batteria fissione, lievito. Mi sto riempendo, no! Devo buttare giù della batteria fissione. Fucile laser, armadietto.
Allora, cosa ha preso su un laser Gatling? Forte. Aspetta, Desmond. Ci sono delle stanze con dei letti, ma niente di trascendentale. Una scatola di pronto soccorso con altri steampacchi. Con steampack. Bravo Desmond, bravo. Bravissimo. Guardate Desmond che roba, altro che Caronte. È più furbo di Caronte Desmond. Raccata i laser Gatling e poi li utilizza senza, come se non ci fosse un domani. Ma infatti non ce l'hai un domani. Facciamola finita, ora e subito. Madonna, non si sente quello che dice Calvert. Però lo potete leggere nei sottotitoli. No, Calvert, ho portato qualcuno con me, qualcuno di speciale. Questo straniero ti ha ingannato e mi ha aiutato a trovarlo. Sì, Desmond, ma da che parte sta lei? Lo sai? O ne hai la certezza assoluta? Non hai mai avuto fiuto per i tuoi alleati, ammettilo. Beh, vedremo, no. Distruggilo. Desmond ci dice di distruggere Calvert, Calvert ci dice di distruggere ci Desmond. Siamo. Cazzo. La missione dice uccidi Desmond oppure uccidi il professore. Possiamo scegliere, conviene uccidere il cervellone comunque. Beh, di certo so fare qualcosa che tu proprio non vuoi. So camminare, cazzo. Non funziona con me, intesi? Patetico cervelletto senza cranio. Loro continuano a scambiarsi insulti. Sono anche interessante vedere questi scambi di insulti. Però bisogna colpire ripetutamente con un'arma da fuoco. Beh, di certo la colonna dove è in sospensione il cervellozzo. Ma prima parliamo con Cervellone. Mi avete rotto il cazzo, tutti e due. Di che tipo di ricompensa si parla? In realtà non c'ha un cazzo. Nah, credo che ti ucciderò. Muori, sembra un finale di Metroid. Vai Desmond, vai Desmond! Grande Desmond, grande! Yeah! Rimangono ad uccidere qualche robottino, no. Alla fine il mondo si è liberato di quel piagnucolante, disgustoso, arrogante cervello. Pensaci, tutto quello che ha preso, tutto quello che aveva, è tutto qui ed è tutto mio. Mio! Cosa c'è di tanto prezioso? Idiota, non puoi avere idea di quanto valga. Ho combattuto contro Calvert per più di 200 anni. Ora, finalmente, ne esco con la vittoria in mano. E ora, 200 anni di tecnologia, sapere e ricerca rubati. Ma ora, non ha più importanza. Forte, ne voglio un po' anch'io. Prenditi tutto quello che vuoi da questo posto disgustoso. I miei affari non ti interessano. Goditi la tua parte. Non credo che le nostre vie si incroceranno ancora. E possiamo ringraziare Dio per questo. E anche cantare alleluia. Adesso Desmond può morire, quindi lo uccidiamo. Occhio perché c'è quella cazzo di mitragliatrice. Io boh. Ok, Desmond morto.
Esperienza. Lenti da vista di Desmond. Occhiali unici, esplosivi più 5, armi leggere più 5. Nostri. Ed è nostra anche l'altra ricompensa. Adesso ve la faccio vedere subito. Però era forte col laser Gatling, Desmond. L'altra ricompensa trattasi niente poco di meno che questa roba qua. Un attimo che esploro sta stanzina. Prima di tutto ci sono batterie fissione ancora? No, non la voglio più, ne ho già troppe. Allora, rottami di ferro, sì, buoni. Sì, buono, sì, buono. Faccio come Don Cappuccino, che dice no buono, no buono. Io invece dico sì, buono, sì, buono. Moduli sensori, mamma mia, ho troppa roba. Un altro rottame di ferro. C'è troppa roba da raccattare. Batteria fissione 10.000, conduttori 16 milioni. No buono, no buono. Allora, guardate che mirabolante oggetto c'è qua. Esattamente l'emettitore di microonde, che è fortissimo. Praticamente è come il guanto da Deathclaw, solo che attacca a distanza. Cioè, lui supera la difesa della corazza. 269 su 260, minchia. Supera la difesa della corazza, ma è un'arma a distanza, quindi è fortissimo contro i soldati dell'enclave. I soldati dell'enclave se li mangia a colazione come qualunque altro personaggio umano. Superando la difesa della corazza, con un colpo uccide un soldato enclave. È fortissimo, fortissimo. È l'arma che userò sempre contro i soldati enclave. Allora, devo buttare giù una batteria fissione, però. Magari un giorno tornerò qui a prendere qualche batteria fissione che ho lasciato. No, una sola, una sola. Ok. E adesso posso muovermi. È come il Mesmetron, solo che non consuma le munizioni del Mesmetron. È fortissimo. Un colpo, un morto. Dovendo affrontare la trama principale del gioco, e quindi dovendo affrontare un casino di soldati enclave, la cosa migliore da fare è avere un'arma come questa, che rompe il culo ai soldati dell'enclave. Così non consumeremo... Ho 1835 munizioni, un singolo colpo è sufficiente a uccidere un soldato enclave. Fate un po' voi. Dov'è l'uscita? Ecco, scala point lookout. E in più ho gli occhiali di Desmond. Oddio, chi è che mi spara? Chi cazzo è che mi spara? C'è qualcuno qua che mi spara. Arrivo di incognito, quatto come un lagunare. Chi ha? Anche un lanciamissili. Fottiti stronzo, vedi cosa ho io? L'emettitore di microonde. Hai capito? Chi è il boss? Chi è il boss, bambina? Dito, ottimo, granate, munizioni. Ecco, mi sono di nuovo pieno. Lascio giù una mina a impulsi? No, cosa lascio? Merda. Un'acqua purificata, ecco. Perfetto. Ok, ho finito sta missione, posso tornare al puntile di Point Lookout a svuotarmi. È bello, adesso vi faccio vedere altre cose. Non so cosa precisamente, ma ve le faccio vedere. Allora, armadietto. Acque purificate. Granata frammentazione 77, forse sono un po' esagerato, forse. Allora, mina impulsi li metto via. Armatura del samurai no. Sacchi di sangue sì. Il tuo di cosa da Tesla lo potrei mettere via. Batteria fissione 620 sì. Poi avrò... cioè portarle a Megaton sarà un bel casino.
Vibro bellico, lievito, luce pilota, modulo ascensore, pacco di sigarette, rotami di ferro e stampella. E trementina. E tubi chirurgici, e non finisce più la lista. Ok, c'è... Oh, cos'è questo? Un tappeto fatto con un ratto talpa. Potrei andare a dormire. Per andare a dormire consiglio sempre di andare qua. Nell'ingresso della palude sacra. Perché? Perché è bello, c'è un letto, si può dormire, si possono anche mettere via gli oggetti. È tutto molto simpatico. Adesso vi faccio vedere, cazzo, uno di quei mostri. Vediamo che danno gli fa il... Cazzo, com'è, attenzione. Vediamo che danno gli fa il... l'emettitore di microonde. Be going crazy. Non dovrebbe fargli molto danno. Vabbè, però... Quasi quasi conviene usare questo al posto della lancia di fuoco. No, gliel'ho fatto da furtivo. Cazzo, mi spara pure. No, non conviene usarlo al posto della lancia di fuoco, perché questi bisogna ammazzarli al primo colpo. Comunque gli ha fatto una quantità sorprendente di danni. Vi faccio vedere uno dei segreti più segretosi di Fallout, di Point Lookout. Così capite che sono un pro. Bisogna praticamente andare qui. L'indicatore non ha senso metterlo perché c'ho la partita sputtanata. Se andate lì troviamo uno Yaugwai unico che si chiama Ruzka e si vede anche nelle slide che appaiono durante i caricamenti. Questa orsa Ruzka è uno Yaugwai unico, difficile da ammazzare, ma noi abbiamo la rancia di fuoco. La bellissima. Vado a uccidere un povero orso innocente con la lancia di fuoco. Poi vi faccio vedere come ottenere un oggetto unico e come completare altre missioni di Point Lookout. Lookouts. Insomma, vado un po' alla cazzo di cane in giro per Point Lookout, facendo cose, vedendo gente, e voi dovete essere contenti che sto realizzando parte 19 della guida completamente focalizzata sul Point Lookout. C'è un orsacchiotto. Bello. Bello, veramente bello. Bambole normali e un orsacchiotto vero e proprio. Sono contento, vi ricordo che gli orsacchiotti si possono vendere alla tipa del Pit, che non mi ricordo più come si chiama, forse si chiamava Maria De Filippi. Beh, comunque a sta tipa possiamo vendere gli ursacciot. Allora, meglio che cammino un attimo. Adesso sarò attaccato da 6 milioni di nemici. Ecco, di qua ci spingiamo in questo angolo della mappa. Andiamo oltre il confine della mappa. È un segreto segretissimo questo, perché vedete, siamo già oltre il bordo della mappa. Togo, no? Cioè, queste cose qui, se non ve le faccio vedere io, chi ve le fa vedere? Dice, attenzione, mi sono già sputtanato. Perfetto. Dovrebbe apparire Ruzka da un momento all'altro. Pericolo. Eccola. Cazzo. Ok. Un colpo di lancia di fuoco e Ruzka ruzzola nella merda. Carne di Yaugwai. Non ha niente di speciale. Non c'è niente di speciale qui. C'era solo questa caverna segreta, questo posto segreto sulla mappa. È uno Yaugwai unico da uccidere. Nulla di... nessun oggetto unico qui. Ce lo potevano mettere i programmatori, un oggettino unico. Ci sono degli steampack, degli oggetti, sì, degli oggetti utili per craftare, ma fondamentalmente grandissime merde. C'è questa palla che possiamo sbattere in giro, la possiamo buttare in acqua. Fucile, vabbè. Niente, bello schifo. Comunque, vedete, siamo fuori dalla mappa. Allora, un'altra cosa che vi voglio far vedere
è questo. Nella grotta marina, che ho raggiunto l'altra volta, si poteva entrare. Io ho detto, ve lo faccio vedere la prossima volta. Ed ecco, ve lo faccio vedere adesso. Ero venuto qui, ma non avevo raccolto il diario di Plick, perché ve lo faccio un tutt'uno stavolta qui, insomma. Qui in questo tavolo c'era diario di Plick. Prendi diario di Plick. Questo diario contiene una serie di annotazioni e informazioni specifiche per la caccia ai ghoul e la loro neutralizzazione. Leggo il diario. Hai imparato a sfruttare i punti deboli dei ghoul. Da ora in poi guadagnerai più 5 di bonus danni quando attacchi un ghoul. Molto utile contro i ghoul tecnologisti feroci, però sembra che questa abilità sia buggata, per cui funzioni anche con tutti i nemici. Cioè, noi praticamente ci ha dato più 5 al danno con tutti i nemici. Sembrerebbe che funzioni così. Parliamo con Plick. Batti sotto! Ti do il benvenuto al mio straordinario safari. Vuoi iscriverti? Iscrivermi a cosa esattamente? Allo sport più eccitante che tu abbia mai potuto sperimentare. Ovviamente, solo dopo aver rivisto le regole e ricevuto i 1000 tappi per l'iscrizione. Diamogli i tappi. Ecco 1000 tappi, iniziamo subito. Ecco lo spirito giusto, signore. Gli altri partecipanti stanno attendendo. Premi il pulsante e fammi sapere quando iniziare. Praticamente spendiamo 1000 tappi per ottenere un oggetto unico. Ma va bene, io ho talmente sete di oggetti unici che ne spenderei 10.000. Poi c'è anche il modo di recuperarli, perché c'è una missione Point Lookout che ci potrebbe far guadagnare 1000 tappi. Per cui tranquillizziamoci. Ci sono delle altre persone o personaggi che combattono i ghoul insieme a noi, ma questi qui moriranno di brutto. Non ti allontanare, ce la caveremo entrambi. È inutile cercare di salvarli. Il signor Plick si è davvero superato questa volta. Cerchiamo di portare a casa la pelle noi. Non sono qui per fare amicizia. Ah, ok. Tu saresti il numero 3? Beh, allora iniziamo. Molto simpatico. Praticamente bisogna premere questo bottone. Non ha senso indossare la maschera ghoul qui, perché i ghoul, se vengono attaccati, ci attaccano, anche se abbiamo la maschera ghoul. Quindi indossare la maschera ghoul non ci servirà a un cazzo. Mangio medicina X e Psycho e parto all'assalto dei primi due. Non ci sono ghoul tecnologisti. L'unica cosa buona è questa, però ci sono un sacco di ghoul, di cose, di lo splendente, che fanno attacchi con le radiazioni, quindi noi potremmo morire a causa delle radiazioni, non tanto a causa dei ghoul. Siamo attenti a controllare il nostro livello di radiazioni. Sei ancora vivo? Incredibile. Eccolo, uno splendente. Questo lo ammazzo io, che sono più forte. Non preoccupiamoci troppo di cercare i cadaveri. Lo faremo alla fine. Ecco, questo attacco qui degli splendenti ci fa salire un casino le radiazioni. Va bene. Quindi potrebbe farci morire di radiazioni. 5-6 attacchi di quelli e ciao. Stiamo attenti. Muori, stronzo! È ancora vivo il tipo col fucile. Sono sconvolto. Ma è quasi morto. Vuol dire che sono stato più bravo io delle altre volte. Vieni qui, bello. Muori, 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 muori! Ok. Questo è morto. Il tipo, dico. Siamo troppo forti, siamo i samurai della zona contaminata. Due splendenti. Qui comincia il casino. Due splendenti, se non ammazzo uno subito
Ok. E grazie a schiatto dell'angelo della morte ho di nuovo i punti azione. Vai. Altrimenti col cazzo qua mi uccidevano. Quando ci sono così tanti nemici tutti attaccati. Ci vuole scatto dell'angelo della morte. Riesco a ucciderli tutti a catena, vedete, ho ucciso tre splendenti a nastro senza essere feriti. Con il mio Shis, col mio fidato Shis Kebab. Un altro splendente, cazzo. Tutti sti splendenti potevano avvelenarmi. Infatti sono effetto d'avvelenamento da radiazioni. È meglio che vado a controllare. Appena esco dallo spav, controllo le mie radiazioni. Allora. Mi mangio un Radaway. Il problema è quando attaccano 2-3 splendenti alla volta con l'attacco radioattivo. Vedete, ce n'è uno lì che sta attaccando con l'attacco radioattivo. Uno lo sto uccidendo adesso, in più ci sono 2 ghoul normali che mi attaccano. È un po' un casino. Attacchiamo per primi gli splendenti. Sperando che finiscano anche di sotto, magari. Dai, che finiranno prima o poi. Ok, ancora. Vieni qua, stronzo. Ok. Completato, finito. Insomma, arriva questa ondata di ghoul e poi la missione è completata. Andiamo a vedere un po' cosa c'è qua di sotto. Ci sono dei cadaveri di ghoul che io ho falcidiato. Non hanno nulla di importante, hanno solo dei tappi. In questa caverna non c'è un cazzo. Solo radiazioni che aumentano. Come ricompensa, Plick ci darà un'ascia unica, quindi un oggetto di tipo nuovo, creato apposta con Point Lookout, versione unica, e quindi una figata. L'accetta che come effetto ha quello di far esplodere i nemici quando muoiono, quello che ci dà l'abilità, quello che ci dà una perk. Come cazzo si chiamava quella perk? Allora. Come cazzo si chiamava? Carneficina, esatto. Con il tratto carneficina i personaggi e le creature che ucciderai esploderanno spesso in un'orribile poltiglia rossa. Ecco, l'ascia fa quell'effetto lì, fa esplodere i nemici. Un'armatura metallica utile per riparare l'armatura del samurai. Oh, fantastico, fantastico. Uno di questi stronzi ha l'armatura metallica. Come sono contento. Quindi fate attenzione a perquisire il cadavere di uno di quei due, perché c'ha l'armatura metallica. Utile per l'armatura del samurai, e voi, se avete seguito questa guida alla lettera, anche voi siete utilizzatori della armatura del samurai, e quindi è importante che prendiate l'armatura metallica da sto stronzo qui. È essenziale! Bene, posso uscire, ho finito di raccattare la munizia. Andiamo a parlare con Plix.
Poi penso che se uccidiamo Plix possiamo riottenere i 1000 tappi. Campione in arrivo! Campione in arrivo. Che spettacolo! Spero che l'esperienza sia valsa ogni singolo tappo. Celebriamo il tuo primo safari con un pegno della nostra amicizia, d'accordo? Quest'ascia è stata smarrita da una mia cliente. Non le servirà più ed è certamente un'arma di devastante raffinatezza. Goditela. Ok, l'accetto aggiunto, missione completata, safari di Plick, 100 punti esperienza. Devo andare ora. Come vuoi. Proviamo a uccidere Plick. Chissà se c'hai 1000 tappi. Tappi 1800. E poi è pure il dito. Ok. Lasciandolo in vita potevamo partecipare altre volte a questo gioco, ma non avrebbe avuto alcun senso. Perché... cioè, uccidere dei gol così, l'unico premio che ci sarebbe stato dato sarebbe l'esperienza. Ma ce ne sbattiamo nel cazzo noi dell'esperienza. Bene, vado a svuotarmi. Sì, sì. Sono troppo forte, vi ho fatto vedere come ottenere l'accetta. Allora. Poi vi farò vedere tante altre belle cose di questo Garrulo Point Lookout. Non posso spostarmi veloce se i nemici sono vicini. Ma quali nemici? Cosa c'è di là? Cosa v'è? Non lo vedo. Non lo percepisco, ma... Non ho il contatto radio. Non ho il contatto visivo, signore. Contatto visivo! Procedura granata in culo attivata. Ok, vedete cosa mi servono tutte ste granate? Via, ciao! Ah, mi sono anche ferito. Fantastico, fantastico. Vado a curarmi nel mio letto, all'ingresso della palude sacra. Visto che mi manca poco per livellare, potrei farvi vedere un'altra missione. Ma prima vi voglio far vedere come ottenere altri oggetti unici. Allora, sempre da furtivi, quando ci spostiamo in posti nuovi, sempre da furtivi, torno al mucchio di spazzatura, perché qui, che l'indicatore non mi serve perché si sputtana, comunque in questa casella qui c'è un oggetto unico. Adesso ve lo faccio vedere. Approfittando del fatto che avevo scoperto il mucchio di spazzatura, ecco, ci sono delle mosche, vedete? Se non fossi venuto qui da nascosto, le mosche mi avrebbero inchiappettato. Mi dirigo verso il nord-est e c'è un simpatico posto, che intanto scopro l'indicatore. Poi vi faccio vedere l'ubicazione di un bellissimo oggetto unico, che tanto a noi fondamentalmente a questo ci interessa Point Lookout. Per le perk, come quella come difensore supremo e ecologista ghoul, che ci è stata appena data dal diario di Plick, e per gli oggetti unici, non ce ne frega un cazzo della trama. Gli oggetti unici come le lenti di Desmond. Siamo qua per questo. Per nient'altro. Cioè, invece di comprare un'espansione, potevamo comprare online un set di oggetti unici. Era uguale, era la stessa cosa. Cioè, personalmente... Allora, hai scoperto campo di detenzione Tortora. L'importante è arrivare qui nel campo di detenzione Tortora. Ci sono dei nemici anche qua. Ci sono dei robot sentinella morti che possono essere saccheggiati, degli zombie morti, si vede che gli zombie hanno combattuto dei ghoul, i ghoul hanno combattuto contro i robot sentinella. Da questo cartello, qua dentro c'è anche una munizione nucleare, quindi sarebbe interessante esplorare lì dentro. Da questo cartello torniamo indietro e ci rechiamo verso un altro cartello. Ma intanto vedo dei nemici sulla mappa. Pericolo. Vieni qui, vieni a morire, strunz. Speriamo che non ci siano i ghoul ecologisti.
giallo. C'è un secondo cartello. Madonna, adesso c'è un fumo. Ecco, da questo secondo cartello continuiamo qua verso questi cespugli, andando un po' indietro. Dietro quest'albero, no, allora dietro quest'albero cacchio, non vedo un cazzo, dietro uno di questi alberi, insomma. Allora, non farò la figura di merda. È abbastanza complicato. Allora, dal cespuglio, dal secondo cartello, rechiamoci verso questi cespugli. Questa linea di cespugli qui. Poi qui dietro... pericolo, ecco, fantastico, mi sono attirato degli zombie. Porca puttana, è un tecnologista ghoul feroce, ma vaffanculo. Bello, devi sapere una cosa, che io c'ho la lancia di fuoco. Vai al diavolo, è molto resistente. Può resistere a 5 colpi di lancia di fuoco. Morite così mi fate cercare con calma quell'oggetto. Ok, mamma mia. Allora, a proposito di figure di melma. Il cartello. Il primo cartello. Aspettate, ma non è difficile, cioè non è facile. Primo cartello. Più in giù. Secondo cartello. Vi faccio rendere conto che non è semplice neanche per me, che ci sono abituato. Altri due. Allora, dal cartello bisognava recarsi qua. Poi qua. Ecco, dietro quest'albero, oh, ce l'ho fatta. In pratica ad est del cartello, vedete, lì c'è il cartello, qui c'è questo albero, c'è questo oggetto qui, maschera da hockey e coltello giocattolo. Sembra l'attrezzatura di un film slasher. È tutto un riferimento allo squartatore nano. Il coltello giocattolo altro non è che un oggetto unico. Coltello giocattolo. L'ennesimo coltello unico. È un coltello da cucina, variante unica. Ok, e questa è fatta. L'accetta è questa qui. A proposito di squartatori nani, potrei farvi vedere un'altra cosa. Torno giù, torno nascosto, torno alla cattedrale dell'Arca et Spirito Santo e vi faccio vedere come si conquista un altro oggetto unico, sempre che mi ricordo. Allora, bisogna andare circa qui, quindi in questa direzione. In quella direzione c'è una grotta, in questa grotta ci vive un bambino che ha un orsacchiotto unico, si chiama Kenny Bear, è solamente un orsacchiotto, però è un oggetto unico e quindi noi lo dobbiamo prendere, giustamente. Noi che siamo giocatori pro, viviamo solo di oggetti unici, dobbiamo prendere tutto ciò che somiglia anche vagamente a un oggetto unico. Allora, seguo quel triangolino sulla mappa,
dato che gli indicatori qui sono fottuti, c'è un inimico. C'è un inimico sulla barra della percezione. Allora, tranquillamente, molto tranquillamente, con calma, non come prima che... Oddio, dov'è l'oggetto unico? Oddio! Sono uscito dal nascosto e mi sono fatto sputtanare 5 colpi di energia aliena per un tecnologista ghoul feroce. E ciò è sbagliato. Bisogna essere calmi, cauti. Come sotto l'effetto di... 7 canne e un'autocisterna di valeriana. Bisogna mantenere il sangue fresco. Allora, questa grotta do cazzo sta? Vediamo se me lo ricordo. Ah sì, qui c'è una specie di passerella dove sembra che qualcuno ci si possa tuffare. C'è un bel panorama, tra l'altro. Andiamo giù. Troviamo che effettivamente qualcuno ci si è pure tuffato. Hai scoperto miniera di Herzog. Ci doveva essere anche un cadavere di qualcuno qui. Sono passato di livello con sta cosa. Oh, benissimo. Benissimo, ho sete. Benissimo, allora i miei appunti dicono di mettere scienza a 98. Metto scienza a 98 perché allora tutte le altre, vedete, in Fallout 3 non stando troppo attenti a livello matematico ai punti che si danno, basta alzarli un po' oltre un certo livello, perché dopo con la perk quasi perfetto alzano tutti gli special, quindi gli special alzano i punti abilità un'altra volta, la fortuna alzandosi alza di nuovo i punti abilità, per cui l'importante è avere gli special, le abilità alte, non stare alla perfezione matematica a attribuire bene i punteggi. Infatti ho attribuito i punteggi alla cazzo di cane anche per questo, per dimostrarvi che si poteva arrivare ad avere tutto a 100 anche senza essere particolarmente attenti. Però la scienza è legata all'intelligenza, io intelligenza ce l'ho già a 10, con quasi perfetto non salirebbe solo di 2 punti perché aumenta la fortuna, quindi io scienza la porto a 98 come ho scritto qui, mettere scienza a 98 e anche armi pesanti a 98, e quindi aumento scienza e armi pesanti. Ok, al prossimo livello metterò armi pesanti a 98, il resto lo darò a baratto, e così con il bonus che avrò da quasi perfetto dovrei avere tutto quanto a 100. Poi andrò a raccogliere le bamboline degli special che mi mancano, farò tutta una guida su come raccogliere le bamboline per gli special. Continua l'abilità da dare al livello 29. Allora, visto che fanno tutte schifo, potreste dare quella che volete, però io metto metabolismo veloce. Con l'abilità extra metabolismo veloce riceverai un bonus salute del 20% nell'utilizzo dello steam pack. C'è anche donatore di vita che dice riceverai un bonus di 30 punti ferita, così il nostro personaggio a livello 30 avrà 600 più 30 punti ferita, 630 punti ferita. Ma non ha senso avere tanti punti ferita, che poi alla fine 30 in più sono pochi. Non ha senso avere tanti punti ferita e non essere in grado poi magari di curarsi bene con gli steam pack. Preferisco avere metabolismo veloce che ci dà un bonus del 20% nell'utilizzo dello steam pack. Questo significa che consumeremo un quinto in meno degli steam pack per curarci, quindi attribuisco metabolismo veloce. È fatto. E a sto punto non vedo l'ora di arrivare a livello 30, veramente, perché sarebbe troppo bello. C'era anche un cadavere qua giù con una nota che diceva mi sono suicidato per questo motivo, eccetera, eccetera. Ma, insomma, non salta fuori. Ok. È lo stesso, magari è qui vicino. Che cazzo è?
pericolo, via, 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 via. Ciao. Allora, entriamo qui, che c'è l'oggetto unico di cui vi parlavo. Il loro sacchiotto del bambino, l'unico bambino che incontriamo in Point Lookout. Sembrerebbe proprio colui che ha dato vita alla leggenda dello squartatore nano, questo ragazzino, perché ha il... tra le tante cose che ha c'è anche la maschera dello squartatore nano. Sì, comunque io sono già pieno, ragazzi. Oh, dove sto andando? È meglio che vado prima a svuotarmi. A svuotarmi le balle. Usciamo da qui. Tanto quel posto l'ho scoperto. Quindi ci posso tornare quando mi pare. Allora, coltello giocato con gli oggetti unici non mi fido a lasciarli nell'armadietto. Per il resto, cazzo, sono pieno di oggetti unici. Per il resto, ecco, armatura metallica, maschera da hockey normale. Gli oggetti unici li lascio solo nel mio armadietto a Megaton, perché sono troppo pro. Ok, aspirapolvere, batteria, fissione, cestino del cibo, chiave inglese, cintura in pelle. Quanta merda che ho. Quante stronzate, orsacchiotto. Adesso lo prendo io l'orsacchiotto, bello. L'orsacchiottello. Torniamo pure a quella grotta, miniera di Herzog. È un posto importantissimo. È molto vasta da esplorare, però non è difficile. Ci sono un sacco di trappole messe dal bambino pestifero, ma nulla di... Ecco, c'è questo filo, ma vediamo, vediamo. Cadono giù delle teste di bambola, ma non succede nulla. Molto horror, molto gore. È la parte più horror, diciamo. Ma alla fine scopriamo che è solamente un bambino che mette in giro delle leggende su fantasmi, spiriti, mostri. Che cazzo. E vediamo che ha la maschera dello squartatore nano. Quindi una ce l'avevo già, che l'ho presa alla prima volta che sono venuto in Point Lookout, nella parte di guida numero 13. La seconda la prendo adesso. Comunque, la maschera da squartatore nano non è un oggetto unico, perché ce ne sono due, o se la volete considerare un unico doppio, è comunque un oggetto che... cazzo, è un oggetto come se fosse unico, perché da percezione meno 1, armi da mischia più 5. Non è fortissimo, però è bello, è bella da vedere, insomma. Un flash, poi la macchina delle sparapalle che attacca e due granate. Porca vacca, questa era una trappola che poteva anche ucciderci. Condizioni della mia corazza. Sto per andare a puttane. Dopo quella può essere riparata solamente da Wolfgang, cioè solamente dai riparatori, dai mercanti. La devo far riparare da Wolfgang il pazzo a Canterbury Commons. Che cazzo è? Ah, uno di sti cornuti. Addirittura. Come vedete, il bambino riesce perfettamente a difendersi con le trappole. Anche a noi altri ci ha fatto un culo come un capanno. Cosa c'è qui? Occhiali da motociclista, bandana,
Mina impulsi 10, wow. Mina impulsi 12. Oh, sono pieno di mina impulsi per il resto della mia vita. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Finché non incontriamo il bimbo. Ma poi possiamo parlarci. Ancora mina impulsi. Sono sconvolto. Sono pieno di mina impulsi. Devo già andare a svuotarli. Prendi bandana. Mosè. Scopriamo che questa miniera è ridotta così perché il boss di questa miniera ha fatto uccidere tutti i suoi operai, poi la miniera è fallita e lui è venuto a impiccarsi. No! No! Mi è crashato il gioco. Merda, mi è crashato il gioco. Merda, 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 merda.